Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla penultima mappa di questo quarto episodio, Enel Followed. Allora, vi devo dire la verità, questa mappa è molto tranquilla. È un po' lunghetta, ma non è molto difficile da completare. Se ovviamente si fanno i passaggi giusti. Allora, inizialmente noi verremo in una zona del genere, ecco, si apre qui. Tanti scanner come potete vedere. Il problema di tutto questo è che noi stiamo subendo danni perché non abbiamo armatura. Ce ne avrebbero potuta dare una, però vabbè. Questa è chiusa da chiave gialla. Questa invece si apre. E se vi interessa c'è una computer area map. Quindi se volete trovare magari tutti i segreti, questo è il momento. Qui non si apre, come potete vedere. E invece di qua, guardate, c'è una mega armor. Questa la prenderemo per la prossima mappa, ovviamente, come al solito, a meno che proprio non mi trovo costretto a prenderla. Non state in questa stanza perché ci sono due cacodemoni, uno su ogni lato. Ah no. Ok. Mi ero sbagliato. Perfetto. Allora adesso usciamo di qua. Prima di aprire questa porta, tornate indietro. È una trappola. Questa trappola non so quanti ha ucciso la prima volta, perché sono parecchi imp. Se non vi ha ucciso questa trappola, complimenti. Alla vostra prima run, soprattutto. Allora, qui ammazziamo lo Spectre. Quella la prenderemo dopo. Torneremo dopo qui. Perché prendendo quella si aprirà il trigger per la chiave blu che ci serve, perché se non sbaglio serve per una di queste zone. Ma prima noi ovviamente facciamo tutto quello che è possibile fare senza prenderla. Per sempre per la solita motivazione, ragazzi. Allora, questa è una trappola. Fate così, in modo da far uscire gli imp. Un'altra. Eccolo là. Allora, sperando che non mi ammazzi. Ok, è andato. Ammazziamo questo Baron. Tanto i nemici litigano qui sotto. Ecco qua. Questa non si apre ancora. Però invece questa sì. Però mi ricordo che quella si apriva in un altro modo. Era tipo un segreto lì sotto. Aia. Accidenti. C'era un imp lì sotto. Vabbè, ammazziamolo con il lanciarazzi. Questi ne abbiamo 89. Olè. Ok, l'imp qui sotto dov'è? Eccolo qua. L'armatura finalmente che ci serviva. Oh, dove vai? Ecco qua. Guardate quanti cacodemoni. Quanti cacodemoni. C'è ancora una Lost Soul, credo. Ok.
Niente, lo solo era bloccata lì dietro. Allora, per prendere la chiave basta che vi lanciate così. Ecco fatto. Questa serve la chiave blu. Vedete perché vi ripeto che servono le chiavi? Yellow key. Questo invece è uno shortcut che rimane aperto anche per l'altra zona. E abbiamo liberato tutto. Ora questa si è aperta. Scendiamo. Con calma, perché queste sono presse. Ecco appunto. A questo ci sono cascato, purtroppo. Le presse, se ci capitate sotto, non si può fare più niente. Però comunque tornate qui, una volta finito quella zona. Allora, adesso, chiave rossa, red key. La red key permette di uscire di qua. Il problema è adesso uccidere gli hit scanner, che ci sono ancora nella mappa. Dove sono? Eccoli. Ok. C'è un altro caco demone qui sotto, ovviamente, che è salito. Perfetto. E abbiamo finito tutto. Allora, adesso, come promesso, purtroppo non ci sono altri medikit, altrimenti cercherei di fullarmi il più possibile prima di prenderla. Uno. Vedete che prendendola si sblocca la zona della chiave blu. Chiave blu presa. La chiave blu andava... Sì, andava in quella zona lì. Di qua. Questa è una porta. Teletrasportandoci prendiamo la chiave gialla e torniamo indietro. E adesso possiamo accedere a questa zona con la chiave gialla. Allora, qui tirate fuori il BFG. Prima di fare qualunque cosa, attivate questa. Poi sparate un colpo di... Magari salvate prima. Sparate poi un colpo di pistola. Ecco appunto. È difficilissimo battere questo Cyber Demon qui. Con il telefrag no. Che purtroppo, ecco qua, doveva essere danno diretto. Allora, ok, perfetto. Una volta finita questa, come vedete compare un'altra di quelle armature. Prendiamola. Questa apre di qua e questa apre di nuovo di qua. Perché una volta entrati qui dentro, purtroppo non si poteva uscire finché non si premevano quelle due leve. Allora, una volta fatto questo, possiamo andare verso la fine della mappa. Come vedete qui sotto, chi è? Gente che sta, che si uccide tra di loro, ok. Mamma mia. Ci dovrebbe essere anche un imp da qualche parte. Eccolo. Allora, prendete una di queste. Si sale su. E adesso questa colonna qui, mi raccomando, una volta che premete, scendete. Scendete di qua. Contiene un Baron. Non avremmo avuto lo spazio per affrontarlo. Da dove è uscita sta lo Soul? Oh. Ok. Una volta fatto questo, adesso dobbiamo andare dall'altro lato.
Poverino il cacodemone, non poteva evitare più i miei colpi, perché era in un corridoio. Qui invece dall'altro lato non c'è più nessuno. Non c'è niente. Quella che dovete premere è quella leva lì sopra. E adesso vi faccio vedere che cosa fa. E poi vi faccio vedere anche che tecnicamente potrebbe essere una cosa inutile da fare. Però forse questa serve per far sbloccare l'ultima zona. Allora, vedete che si alza un ponte lì. Ok? Una volta fatto questo, se noi camminiamo qui dentro, si alza questa leva che praticamente è l'uscita. Adesso. Sì, mi servono due scatole di lanciaraggi e basta. Ecco. Qua che c'è? Vabbè, dai. Allora, perché vi dico che è una cosa abbastanza inutile? Se siete capaci, potete anche passare dall'altro lato così, in strafe run. Però comunque credo che per raggiungere questa zona bisogna per forza alzare il ponte. Comunque, questa era la mappa Enel Followed. Bellissima mappa, francamente. Per nulla fastidiosa da giocare come le precedenti. E che dirvi? È un po' meno difficile di tutto quello venuto prima, però comunque bisogna tenere gli occhi aperti per alcune trappole. Questa che vedrete nel prossimo episodio è l'ultima mappa del quarto episodio, Untold Cruel. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale.